astronometria cavaliera planometrica questo parallelepipedo e lo disegniamo immaginando che il parallelepipedo sia poggiato sul piano orizzontale con una faccia a contatto col piano verticale e una certa distanza dal piano laterale, ad esempio 1,5 cm. Bene, cominciamo allora a tracciare gli assi di riferimento. Questi sono gli assi X, Y e Z. Notate che i due assi XY formano rispetto a questa linea orizzontale degli angoli che sono qui 60 gradi e qui 30 gradi. Quest'angolo è dunque 90 gradi ed ecco perché l'astronometria è detta planometrica, perché la pianta dell'edificio, nel nostro caso la base del parallelepipedo, rimane con gli angoli di 90 gradi, cioè è indeformata. E allora riportiamo le nostre misure. Abbiamo detto distanza dal piano laterale, che è questo, essendo questo il piano verticale e questo il piano orizzontale. Distanza 1,5 cm, riportiamo 1,5 cm. La larghezza è 6 cm, che riportiamo qui. La profondità è 3,5 cm. Dunque riportiamo le parallele agli assi. Ecco, questo è il rettangolo di base, attribuiamogli anche le lettere agli spigoli ABCD. E allora possiamo portare su gli spigoli verticali. L'altezza è 8 cm, riportiamo dunque sull'asse Z l'altezza di 8 cm, ma potremmo farlo anche su qualunque altro spigolo, e quindi le parallele agli assi X e Y a partire da questo punto. E questa è la base superiore, è FGH. Naturalmente queste linee saranno state tracciate con una mina molto dura. Io avevo consigliato nell'altro video una 4H. Naturalmente lavorando su fogli lisci. E quindi possiamo passare al ricalco degli spigoli che delimitano il nostro parallelepipedo. Con l'attenzione che quelli nascosti dal soglio stesso verranno tratteggiati. Chi disegna a matita farà questo lavoro con una mina più morbida, per esempio una 2H. Ecco, questo è il disegno completo del parallelepipedo in astronometria cavaliera planometrica. È anche un'astronometria isometrica perché sui tre spigoli X, Y e Z abbiamo mantenuto gli stessi rapporti dimensionali, vale a dire non abbiamo attuato alcuna riduzione né secondo questa direzione, né secondo questa direzione, né secondo l'altezza, ovvero le misure le tre spigole non sono state ridotte, ovvero se si può anche dire abbiamo utilizzato un fattore di riduzione uguale a 1, cioè le misure sono rimaste inalterate. Alcuni testi anche in altri video, questo tipo di astronometria è chiamata semplicemente astronometria isometrica, ma è una definizione non del tutto corretta, o almeno parziale. È certamente isometrica perché abbiamo attuato uguali riduzioni sui tre spigoli, nel caso specifico riduzione uguale a 1.
ma in realtà è un'astronometria cavaliera in quanto astronometria obliqua, perché generata da raggio incidente proiettanti obliqui rispetto al piano di proiezione, al quadro, che è questo, pi greco. Ed è un'astronometria cavaliera di tipo planometrico, perché gli assi x e y formano un angolo di 90 gradi e quindi la pianta dell'edificio, ovvero la base, rimane di forma inalterata, mentre si deformano, come vediamo, le superfici laterali. In questo caso abbiamo scelto come angoli degli assi x e y questi angoli qui, 60 gradi e 30 gradi. Ma, come ben sappiamo, si possono anche scegliere due angoli uguali di 45 gradi a sinistra e 45 gradi a destra, rimanendo questo sempre un angolo di 90 gradi, gli assi x, y e z. La costruzione grafica è del tutto uguale, non cambia nulla. Avremo una, come dire, un'angolazione di visualizzazione diversa del nostro parallelepipedo. Ed è comunque anche questa un'astronometria cavaliera planometrica, ma con diversa angolazione. E può essere anche isometrica se applichiamo uguale riduzione delle misure lungo i tre assi, ovvero se non applichiamo alcuna riduzione delle misure. Se ad esempio avessimo ridotto dalla metà le misure lungo l'asse X, quindi per esempio questa misura anziché 3,5 cm, si sarebbe ridotto dalla metà, quindi 1,75, avremmo avuto un'astronometria cavaliera planometrica, ma non più isometrica, bensì dimetrica, in quanto abbiamo due diversi coefficienti di riduzione, uno per l'asse X e uno uguale per gli assi Y e Z. Ci fermiamo qui e dunque buon lavoro!